È tempo di migrare, ancora una volta. In primavera e in autunno sono milioni gli uccelli che intraprendono il loro volo attraverso il Mar Mediterraneo. Molti di essi, una parte consistente dell'intera popolazione europea, percorre la rotta del Mediterraneo centrale, fra la Tunisia e la Sicilia, seguendo percorsi vecchi di milioni di anni. Se il vento dell'ovest soffia con forza, i grandi veleggiatori sono sospinti verso un piccolo arcipelago situato nel cuore del Mediterraneo, Malta e Goso. I rapaci e le cicogne sorvolano le città storiche, i nuovi alberghi recentemente costruiti alla ricerca di un buon posto dove passare la notte. Volano sopra i campi coltivati e la garriga, infine scendono in direzione dei pochi boschetti residui ancora esistenti su Malta. E vengono uccisi. Porca Madonna. La cicogna nera. L'aquila minore. Il gheppio. Uno dopo l'altro, sistematicamente. Con circa 11.000 cacciatori e 5.000 trappolatori, Malta è il paese con la più alta densità di cacciatori nel mondo. L'isola non può vantare una vera cultura venatoria, anzi, nella maggior parte dei casi, i cacciatori non sono altro che sparatori accaniti, affascinati dal piacere di abbattere qualsiasi cosa che voli, uccidere per il gusto di uccidere. Nel suo libro Fatal Flight, pubblicato nel 1992, l'ornitologo maltese Natalino Fenech scrive: Le doppiette sono sempre state presenti durante le gite di famiglia. Cresciuto in un'atmosfera del genere, non potevo far altro che aspirare a diventare uno sparatore e avere un giorno una grande collezione di uccelli impagliati. Gli sparatori sostengono che gli uccelli migratori non sono indigeni, ma passano su Malta solo per pochi giorni, quindi bisogna abbatterne il più possibile, perché una volta mancato, quell'esemplare non si farà mai più vivo. Questa specie di furore venatorio si diffuse come un'epidemia negli ultimi anni 70, trasformando l'isola in un buco nero per gli uccelli in migrazione. Fenech calcolò come ogni anno venissero abbattuti su Malta 80.000 rigogoli, mezzo milione fra rondini e rondoni, 4.800 gufi di palude, 24.000 eroni, 13.000 uccelli delle tempeste, più di mezzo milione di tordi, 1.000 cavalieri d'Italia e fra 50 e 80.000 rapaci. Ecco le osservazioni realizzate durante 7 ore e mezza, riportate nel diario di Fenech in data 18 ottobre 1981. Una cicogna nera, sparata, un nibbio bruno, sparato, 144 pecchiaioli, 41 sparati, 30 falchi di palude, 5 sparati, uno sparviere, abbattuto, un falco pescatore, incolume, 7 grillai, 3 abbattuti, 14 gheppi, 8 abbattuti, 4 rotolai, 2 abbattuti, 2 falchi della regina, entrambi abbattuti, 6 tortore, 5 abbattute, un cuculo, abbattuto, un succiacapre, abbattuto, un rondone maggiore, abbattuto, 3 rigogoli, tutti abbattuti. If I were you, I would fly higher, not a joke. Nel 1981 Natalino Fenech era uno dei pochi ambientalisti a testimoniare il massacro dei rapaci su Malta. Oggi ci sono molti più protezionisti attivi sull'isola. Il CABS, Committee Against Bird Slaughter, organizza campi di volontariato contro il bracconaggio su Malta e Goso sin dalla primavera e autunno 2006. Le cosiddette Bird Guards, volontari provenienti da tutto il mondo, gestiscono turni di osservazione controllando tanto gli uccelli quanto i cacciatori. Equipaggiati con videocamere e telescopi, raccolgono prove e testimonianze di reati venatori da fornire successivamente alla polizia perché vengano perseguiti. Queste operazioni, condotte in stretta collaborazione con BirdLife Malta e la polizia ambientale maltese ALE, hanno già portato alla denuncia di numerosi cacciatori e trappolatori illegali. Le guardie prendono posizione prima dell'alba, ogni pattuglia è assegnata a un'area differente. Quando gli uccelli partono dai loro dormitori, vengono seguiti con le telecamere finché non raggiungano un'altezza sufficiente o scompaiono sopra il mare. Non tutti ce la fanno, purtroppo. Verso mezzogiorno, quando non ci sono quasi più rapaci attivi sull'isola, le guardie vanno alla ricerca di sparatori di passeri, rondini e rondoni, una vergognosa categoria di cacciatori ancora presente su Malta. Oh no. There's no swallows. Well, what did you shoot? A dove. Turtle dove. I have called the ALE, the police. They will arrive in 10 minutes and we would like to ask you to stay. No. I saw you shooting at the protected birds and the ALE will come in within 5 No, minutes. no, more or less, more. So why are you leaving? No. If you have no problems, where are you leaving? If no. you have no you are problems, legal, why are you if you are leaving? legal. No, that's not true. That's not true what? Nel tardo pomeriggio una nuova ondata di rapaci arriva dal mare. In alcuni giorni solo un centinaio di uccelli, in altri molti di più.
I bracconieri non hanno nessuna pietà. No, lì, 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 spara lì, guarda lì, guarda lì, no, no, lì, lì. Dai, cazzo, lì, spara lì, madonna buona. Che cazzo sparo? Dove sono? Quello, lo vedi? Madonna, che disastro. Veri e propri massacri furono registrati per esempio nel maggio del 1987, quando gruppetti di falchi cuculo arrivarono sull'isola e circa 2000 vennero abbattuti in due giorni consecutivi. O nel maggio del 2002, quando secondo il racconto ufficiale dell'ALE... Grandi gruppi di pecchiaioli furono osservati nel pomeriggio. I gruppi iniziarono a disperdersi mentre cercavano un posto per la notte. Ma gli spari iniziarono a tuonare dappertutto. Gli uccelli cadevano dal cielo. Fu qualcosa di surreale. I poliziotti inviati per i controlli non potevano che presenziare un enorme massacro di falchi pecchiaioli. Circa 900 uccelli protetti furono uccisi in brevissimo tempo. Gli sforzi di conservazione fatti da migliaia di protezionisti e autorità in tutta Europa vennero vanificati in appena un paio di ore. Eventi simili sono purtroppo ancora oggi all'ordine del giorno, ma ora molti più occhi monitorano i cacciatori criminali e forniscono informazioni alla polizia, persone sospette, numeri di targa, indirizzi e materiale probatorio. La più evidente conferma della gravità del problema del bracconaggio su Malta è stata portata alla luce da BirdLife Malta e dal CUBS nel 2009 durante un controllo dell'area di caccia della FKNK, la maggiore associazione venatoria locale a Misib. Nelle prime ore dell'alba, un gruppo di BirdLife osserva dei falchi di palude cadere sotto i colpi di alcuni cacciatori a Misib. Quando questi raggiungono le auto, però, non hanno con sé i falchi. Così, poco più tardi, un gruppetto di volontari di BirdLife, supportato dalle guardie del CUBS, rastrella la zona alla ricerca degli animali appena abbattuti. Il vaso di Pandora viene aperto in pochi minuti. Uccelli morti sono trovati praticamente sotto ogni pietra di medie dimensioni. Alcuni di essi sono i falchi di palude appena abbattuti, altri uccelli sono più vecchi di qualche giorno, e un lodolaio, alcuni pecchiaioli, un rigogolo ed alcune anticore risalgono chiaramente ad alcuni mesi prima. Poco a poco l'intera zona di caccia dell'FKNK si rivela essere un enorme cimitero di uccelli protetti sistematicamente sparati e poi nascosti e abbandonati sotto le pietre. In totale sul luogo ben 192 uccelli morti vengono scoperti dai gruppi di volontari. Misib risulta essere la scena del più grande crimine compiuto ai danni degli uccelli migratori in Europa. Ma gli uccelli non vengono uccisi solo per divertimento, molti vengono impagliati e collezionati. A migliaia sono detenuti illegalmente in collezioni private sull'isola, quelli sequestrati sono conservati nel Museo Nazionale. New Zealand at the moment has about 3,000 plus mounted, stuffed and mounted specimens, a small collection of study skins, and then we have a number of freezers with over almost 2,000 birds in these freezers. These birds are mainly taken locally, birds which were shot in Malta. The majority of the birds taken are raptors. Those are always in large numbers, especially marsh harriers, honey buzzards and kestrels. And these are confiscated short-tailed eagles. These are two out of a flock of about 30 birds, which were all shot. L'arroganza dei cacciatori è inaccettabile per la vasta maggioranza dei cittadini maltesi. Nel corso delle operazioni i nostri volontari sono stati contattati quotidianamente da passanti e simpatizzanti che ci tenevano a ringraziarci per il nostro impegno. Ma siamo stati contattati anche dai cacciatori, disgustati dalla brutalità e dissennatezza dei loro colleghi. Da loro abbiamo ricevuto preziose informazioni sui posti principali dove si verificano episodi di illegalità e addirittura soffiate sui nomi dei criminali. Questa cooperazione è benvenuta. E aumenterebbe se le autorità decidessero di dare un chiaro segnale, aumentando i controlli e alzando le pene per i reati di bracconaggio. Ma i politici tuttora chiudono gli occhi o minimizzano il problema. Stesso atteggiamento mantiene l'FKNK, i cui dirigenti nascondono la testa nella sabbia e fanno finta che i problemi non ci siano. Come si può arrivare dunque a monitorare efficacemente il bracconaggio per poi eradicarlo? Noi continueremo a fare la nostra parte, con campi più lunghi e volontari sempre più preparati. Ma non basta. L'ALE deve essere rafforzata e trasformata in un'unità ambientale speciale permanente e ben equipaggiata. Le pene per i reati di caccia devono venire elevate sensibilmente e zone di protezione devono essere designate all'interno dei più importanti dormitori di rapaci come Misib. Deve essere ancora fatto tanto se si vuole ottenere infine che la caccia illegale, che ha decimato il nostro patrimonio naturale comune, gli uccelli migratori per gli ultimi 40 anni, sia finalmente fermata. Solo così Malta si meriterà il suo titolo di perla del Mediterraneo. E potrà ancora una volta camminare a testa alta in Europa.